Ho scelto di vivere prima in Ecuador per 8 anni, poi in Sierra Leone. Il periodo che io sono arrivato io è stato uno dei più terribili e ho subito pensato qui è il mio posto. Ho deciso di propormi come volontaria a seguire quei bambini che si erano raccolti in un albergo adibito appunto al centro di accoglienza. Quando poi sono tornata ho cominciato a costruire una scuola, proponendo appunto questo mio progetto ad amici e altri, sono riuscita a realizzare questa scuola, la St. Catherine Pre-Primary School, che raccoglie i bambini dai 3 ai 12 anni. Non ho un'organizzazione alle spalle, da sola mi sono messa a lottare. Io da sempre ho lottato contro le ingiustizie, quindi consapevole, perché io sono consapevole di dover far fronte alle ingiustizie. E ho creato vicino a me, con me, un gruppo, un'equipe di ragazzi fatti studiare, laureati in diversi settori, che quando fra poco diventeranno loro dirigenti di questa piccola organizzazione che si chiama M.T. Nardelli Charity Foundation. Ho sulle spalle anche non solo la scuola elementare, ho i ragazzi che sono usciti alle medie e adesso ho 5-6 ragazze che si laureano e ne ho altre 5 che sono iscritte, sono matricole. Neanche una lira per continuare. Ecco allora, ci credo, le ho iscritte tutte e 5 in università. Carissima, quest'anno ce l'abbiamo fatta. Abbiamo pagato, li abbiamo andate tutti a scuola. Adesso, ecco qui, la provvidenza è arrivata di qua o di là, nei modi più impensati. Ed è qui che prendo il coraggio, perché mi sono accorta che molte persone mi appoggiano anche perché vedono i risultati e mi incoraggiano a continuare, e io non posso deluderle, e neanche i ragazzini e le ragazzine che io sto crescendo possono deludere loro. E a me la gente veneta piace. Siamo una buona terra che seminiamo dappertutto e troviamo anche qualcosa che cresce, il buono.